fosse anche un po', non so, una caratteristica di queste, di questo ceto sociale, non so se possiamo chiamarlo così. E no, che poi tante volte questa oppressione sfocia in una vita segreta. E poi ogni personaggio declina questa cosa, e Fabio lo fa in vari modi. Anche perché Fabio ha l'oppressione a casa, cioè non ha il senso dell'oppressione, cioè proprio anche il fisico, fisicamente l'oppressione, cioè un'ombra costante, cioè sempre presente qui, tipo diavoletto, e quindi no, fondamentalmente è questo. No, in realtà le voci nella testa. Va bene così. E Camilla è interpretata da Ciabelli Sastre Gonzales. Vogliamo tornare alla domanda iniziale, ancestrale: luci e ombre del personaggio di Camilla. Bel personaggio. Allora, diciamo che Camilla è il personaggio più in luce, apparentemente, della serie, perché si può definire come una ragazza determinata, ambiziosa, diciamo forte a primo impatto, e quindi questo è anche quello che la allontana un po' dalle influenze negative e da quel mondo negativo, però allo stesso tempo rischia di essere anche un aspetto negativo per lei, perché la rende, diciamo, chiusa magari sotto alcuni aspetti, e quindi rischia di rimanere troppo chiusa dentro se stessa e di non rendersi conto veramente quello che provano le persone che sono intorno a lei. È guidata dalla sua ambizione e delle volte per questo risulta magari un po' egoista, però non è cattiva, è dolce. Non è cattiva, però ovviamente anche lei, come tutti i personaggi, potrete vedere che ha i suoi lati oscuri. E questo.